Salve gente e benvenuti in un nuovo video di Miti e misteri SCP. Oggi andremo a parlare dell'SCP 029 chiamato anche la figlia dell'oscurità. Classe dell'oggetto Keter Procedure specie di contenimento SCP-029 deve essere rinchiuso in una cella di contenimento di classe 5. Non deve essergli consentito l'accesso ad alcun che è di natura fisica. La sua cella di contenimento deve essere collocata dietro una camera di compensazione tripla per evitare la fuga in seguito all'incidente 02934 a SCP-029 non deve essere più alimentato, dato che non sembra aver bisogno di sostentamento per sopravvivere. Devono essere presenti tre guardi in servizio alla sua cella per tutto il tempo e due guardi in servizio di monitoraggio. Sono stati installati dei proiettori sulle parti della camera di contenimento, che devono essere accesi in ogni momento. Una volta al mese la camera deve essere ripulita e controllata per eventuali danni. Assolutamente in nessun caso un maschio può incontrare SCP-029. Qualunque maschio entri in contatto con SCP-029 deve essere sottoposto a detenzione di classe 3 per un interrogatorio seguito da, da, da terminazione. SCP-029 ha richiesto un letto ed è stato negato, una coperta che è stata negata, libri negati e vestiti negati. Ridicolo, adesso non può nemmeno avere vestiti? Non siamo animali, datele qualcosa per coprirsi. Dottoressa Erikson-Boden, le è stato concesso il permesso di consegnare i vestiti ad SCP-029 e al Dottor Lai. In seguito all'incidente di 029-53B, chiunque abbia accesso a SCP-029 è tenuto a visionare prima di tutto il nastro del video della sorveglianza 029-BODEN, onde avere ben presenti le minacce possibili in quando si lavora con elementi SCP e con SCP-029 in particolare. Descrizione: SCP-029 si presenta come una femmina adolescente di discendenza assiatico che sembra soffrire all'opecia universale oltre il 30% della sua carnagione è di un nero intenso, mentre il resto della sua pelle ha una totale mancanza di melanina fino all'albinismo. I suoi occhi sono anch'essi di un colore nero intenso. SCP 029 possiede gravi tendenze a omicide e le ha dimostrato notevole capacità di poter utilizzare qualsiasi oggetto come arma, Ci, ciò nonostante ha una seria compulsione contro lo spargimento di sangue, preferendo invece strangolare le proprie vittime. SCP-029 ha dimostrato possedere una destrezza e delle reazioni fisiche 4 volte migliori della media umana. SCP-029 ha inoltre dimostrato di possedere una vasta resistenza ai danni di tutte le forme. Entrambe le qualità extraumane sono fortemente ridotte dalla presenza di luce diretta, che sia naturale o artificiale. Inoltre qualunque maschio nei pezzi di SCP-029 entro in una certa area definita della sua attuale percezione si trova piegato alla volontà dell'essere, tanto da essere disposti ad uccidere o addirittura morire per SCP-029. SCP-029 si definisce a se stesso come traducibile appositamente come figlia dell'oscurità figli dell'oscurità, del, figlia dell'ombra o figlia della notte. Gli interrogatori con SCP-029 si sono dimostrati difficili da condurre a causa dei costanti tentativi da parte del suo di voler uccidere o convertire tutti quelli che parlano con esso. Nel corso dei suoi anni di prigionia, le macchine sulla sua pelle sono aumentate di dimensioni. SCP-029 è stato portato all'attenzione della Fondazione per la prima volta da parte di un agente in missione nelle zone rurali dell'India. Un attentato alla sua vita lo ha portato ad una piccola setta di uomini che hanno affermato di essere i Tugens al servizio della figlia. Diverse settimane di indagini hanno dimostrato che essi erano convinti che il mondo fosse negli ultimi anni di Kali Yuga e se sacrificando un milione di vite alla figlia dell'oscurità avrebbero fatto ascendere la loro dea e la fine del mondo. E hanno inoltre convinto che esso.. I sacrifici compiuti mediante strangolamento fossero parte di questo conteggio. Gli eventi hanno portato la gente alla loro fortezza sui monti dove ha scoperto SCP-029 dopo la perdita del suddetto agente dati cancellati, che si è concluso con l'acquisizione di SCP-029. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, e noi ci vediamo alla prossima!